Salve a tutti, in questo video tutorial parleremo dei sottotitoli automatici, infatti li state già vedendo, e vi spiegherò come vanno abilitati, impostati, come si deve parlare per poter avere una serie di sottotitoli corretta. Perché già sto trovando che il mio modo di parlare non è tanto corretto, ho delle accezioni non tanto buone e a volte parlo troppo velocemente e sbiascico delle parole, quindi i sottotitoli vengono letti male, letti, interpretati male. Ecco, non ha letto la scritta corretta letti, ma ha letto lecchi, quindi ogni tanto sbaglia. E se voi avete la pronuncia migliore della mia, allora il programma funziona sempre meglio. Partiamo da dire che questo programma è un plugin aggiuntivo da mettere in OBS Studio. Ok, OBS Studio lo sta sbagliando sempre perché una volta lo dice UBS, una volta OBS, quindi non riesce a capirsi con l'acronimo O di Otranto, B di Bari, S di Savona. Ecco, quindi non si capisce, ma non è importantissimo, spero. Sono solo io lo sfigato che deve spiegare questo programma e lo dirà un po' di volte come nome e uscirà fuori sempre sbagliato. Allora, diciamo che è un plugin aggiuntivo e si scarica da un sito, GitHub. Eccolo qua, questo è il GitHub del programmatore che ha fatto questo servizio. Allora, è un GitHub RAT with a compiler OBS captions plugin release. Allora, il nome esatto del GitHub lo trovate nelle descrizioni. Allora, il GitHub va copiato nella cartella di OBS Studio dove c'è l'installazione. Dentro c'è una cartella OBS plugin e la sostituite con quella, adesso ve la faccio vedere, OBS plugin del lo zip che si scarica dal sito. Ok, la cosa interessante è che sul sito c'è Linux, Mac, Windows. Due cose: Linux adesso l'ho testato e non sta funzionando perché il programma OBS ha la mancanza di un flag impostato e quindi il plugin genera un errore da terminale e dovrò contattare il manutentore del mio repository su OpenSUSE e chiedergli di ricompilare con quel flag. macOS non l'ho testato, non ho un Mac, quindi ditemi voi se funziona. Windows è l'unico che ho testato e funziona, quindi stiamo lavorando su Windows. Dopo aver copiato il nostro plugin nel posto giusto, apparirà questa finestrella che non funziona in automatico. Prima cosa che io faccio è nelle fonti a creare una fonte testo GDI perché è quella fonte che verrà utilizzata per inserirci i sottotitoli in automatico. Poi si va nelle captions, si preme sulle impostazioni, abilito tutto. Abilita Enable Caption. Nel General posso scegliere microfono o quello che sento sul desktop. Volendo, se metto quello che sento sul desktop, su Windows è Audio Desktop, posso, non so, impostare come fonte video un VLC, aprire un video e nelle caption mi appariranno i titoli, cioè i sottotitoli di quel video in tempo reale. Registro tutto e ho una sottotitolazione fatta in automatico. Lavoro per me, zero. Ok, poi dopo devo mettere
quando voglio che venga catturato il sottotitolo, e caption when heard on stream, quando lo sento nello streaming, perfetto. Qua quando è che devo sbattere fuori l'output, mentre sto facendo la streaming e mentre faccio una registrazione locale, linee una, perché i sottotitoli funzionano con una sola linea. Poi non mi sono occupato di Twitch, non ho messo il filtro per le parolacce, perché sennò alcune parole che hanno delle desinenze come parolacce me le cancella con gli asterischi, e ho messo tutto col caratteri minuscoli, semplicemente perché se mettete col caratteri maiuscoli mi è stato detto che è meno leggibile, e se mettete normal English like le accentate le sbaglia e scrive un carattere strano, un rombo con un punto di domanda dentro. Caption timeout 15 mi va bene, l'ho lasciato così. Poi possiamo dire che nel transcript ho messo save transcript e gli ho detto di trascrivere nello streaming e nel recording. Il formato ho usato solo testo txt, tutti gli altri formati hanno un timestamp all'inizio e quindi scriverebbe quel timestamp strano sui sottotitoli che non ci servono, e su la cartella dove salvare gli potete dire la cartella che volete, impostate il nome del file e mettete overwrite in modo che il file si sovrascrive sempre, e c'è sta roba anche qua sotto uguale, che è qua per lo streaming e qui sotto per il recording. E per le open caption basta dirgli enable per abilitare e impostare il testo GDI come source, larghezza 60 e la linea una sola linea, capitalization normal English like, lasciatelo così, perché le altre come prima. Poi dopo gli dite text filtering e non ho messo nessun text filtering. Praticamente premendo su show preview si apre un'altra finestrella che è questa, e comincerete a vedere il vostro sottotitolo che appare. La cosa interessante è che la prima volta che lo userete sicuramente la riga sforerà un po' a destra dello schermo di OBS, voi avete da ridimensionare il testo GDI, ecco, e così non riesce a GDI, non riesce, e quindi non preoccupatevi che in questo caso nell'anteprima si vedono perché gli accenti sbagliati, ma nella scrittura la sta scrivendo bene. E spostate un po' rimpicciolendo il testo verso sinistra in modo che non sfori a destra, e centratevi a manina il testo. Infatti adesso chiudo, cioè riduco Alcona le due finestre, io ho il testo che è centrato rispetto alla finestra, non tocca tutti e due i bordi, perché una parola più lunga e una parola più corta gli lascio lo spazio perché a destra non sfori, e mi accontento in questo modo qui. Ho detto sfori e lui ha capito vori, quindi essendo un po' distante dal microfono la catturazione l'ho fatta apposta, il catturamento del testo per essere poi capito è un po' complesso, quindi non esiste la parola catturazione. Ah, se la leggo in un certo modo se la capisce lo stesso, vabbè, sarebbe catturamento della voce per essere poi dopo tradotto in testo, e quindi siccome la parola più usata secondo me è fatturazione per le fatture, ha tradotto in quel modo. Detto questo, per questo video tutorial è tutto, ci vediamo al prossimo.